Questo giro della Campania sa di Viale del Tramonto per Fausto Coppi. Sa di cerimonia ufficiale la partenza, con la benedizione dei corridori, col prefetto che taglia il nastro. Ciak, si gira il film della corsa, con 100 attori e decine di migliaia di spettatori. Largo ai re del pedale, tutto appare idilliaco e tranquillo. Tranquillo è anche Don Camillo, che non sa di avere una gomma floscia. È primavera, un'eccezione in periodo di nubifragio. Il sole comincia a scottare e una bevuta non fa mai male. Tranquillo e borghese Learco Guerra, che di questi giri ne ha vinti tre. Addio pace, sono scappati Sabbadin e Ranucci. Arranca invano il gruppone. Sulla serra i giovanotti sono ancora soli. In discesa sono ripresi da altri tre. Sulla salita della Gerola si decide tutto. Non li riprendono, passano soli in cima. Sentono odore di vittoria. A pieni pedali sono ormai a Napoli. Ecco in volata Sabbadin bruciare tutti. Come numero di gara aveva l'uno. Il pronostico si è avverato.